trasmissione gode ormai da oltre 10 anni del patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti. Un inciso importante, se possiamo darci del tu, te sei anche presidente della sezione Roma 1, la più grande penso d'Italia per quanto riguarda la sezione degli arbitri. Credo che una cosa fondamentale che hai detto anche qui questa sera è soprattutto questa aggressione a questi giovani arbitri, che credo che vanno condannate e spero che non succedano. Io spero veramente di tornare la domenica e non avere le chiamate da parte dei genitori, dei miei associati, ma vale per poi per tutti gli associati ovviamente di tutta Italia, che denunciano delle aggressioni morali ma anche fisiche con pronto soccorso, con tanti giorni di prognosi, perché credo che da un punto di vista culturale sia come essere nel Medioevo, e credo che debba essere chiaro che sono dei ragazzi che fanno dell'attività sportiva, che condividono con dei coetanei che sono i calciatori la propria passione per il calcio, magari la vivono da un altro punto di vista, ma grazie a questo loro punto di vista diverso i campionati possono andare avanti e i figli, e i tanti figli, i tanti giovani calciatori possono disputare le loro partite. Quindi credo che pensare che si possa aggredire un ragazzino, perché di questo si tratta, ragazzi di 14 anni, che poi il giorno dopo frequenta la stessa scuola di tuo figlio, non credo che sia proprio di un mondo civile, di una società civile. Il futuro di Daniele Doveri dopo questi due premi toscani? Ah, non lo so, sarà la prossima partita, ho sempre ragionato così, dalla partita degli allievi regionali che abbiamo citato ho sempre pensato alla prossima partita senza mai pormi obiettivi a lunga scadenza.